Oggi parliamo di vitello tonnato. Vi faccio vedere le mie tre cotture che normalmente vado a fare. Ovviamente, come pezzo di carne, parliamo di magatello di vitello. Quindi abbiamo tre pezzi, andremo a fare uno alla versione classica, quindi di bollito, e uno in sottovuoto e uno al forno. Inizio a fare quella al forno. La prima cosa che vado a fare è rosolarlo in padella. Quindi prendo una padella, scaldo per bene, nel frattempo prendo il pezzo di magatello, vado a salare e pepare. Padella, aggiungo dell'olio. Vado a mettere degli odori, in questo caso all'oro, del timo, dell'aglio, e vado a rosolare la carne su tutti i lati. Nel frattempo che finisce di rosolare, mi preparo già le verdure classiche, carota, e preparo già anche per l'altra versione bollita. Stessa cosa con il sedano. Stessa cosa con la cipolla. Ok. Ora prendo la placca, vado a sistemare il magatello, aggiungo un po' di verdure, qualche bacca di pepe, uno spicchio d'aglio nuovo, del timo, sempre dell'alloro. Questo lo vado a inserire in forno a 180 gradi. Inizialmente non metterò nulla, a metà cottura andrò ad aggiungere un po' di brodo. Stiamo parlando di un magatello di circa un chilo, più o meno le pesature sono queste, quindi come tempo di cottura siamo intorno ai 35 minuti. Se avete una sonda, meglio ancora, sonda a cuore è 54-56 gradi. Ora vado a fare il secondo, che è quello un po' della versione un po' più classica, no? Quando si faceva comunque il bollito. Quindi ho dell'acqua, vado ad aggiungere in ebollizione ovviamente, vado ad aggiungere le verdure, sedano, carota, cipolla. Metto una foglia d'alloro, del pepe, spicchio d'aglio, aggiungo un pomodoro e vado a inserire la carne. Anche in questo caso parliamo comunque di un magatello di vitello su un chilo e come tempo anche qui avremo circa un 35 minuti. Ora vado a preparare l'ultimo con la bassa temperatura. Sulla bassa temperatura si può lavorare in due modi: o si rosola prima la carne e poi si mette in sottovuoto, oppure io faccio il contrario, quindi vado prima a cuocere in sottovuoto, poi la vado una volta cotta. Ovviamente abbatto e vado poi a rosolarla in padella. Prendo il magatello di vitello, in questo caso lo taglio in due, mi preparo della pellicola da cucina, vado a inserire la carne, la ungo con dell'olio, non vado a mettere sale e pepe, lo metto poi successivamente, metto semplicemente dei rametti di timo, vado a chiudere la carne. Ora prendo il sacchetto del sottovuoto e la macchina, in questo caso a barra, inserisco la carne all'interno del sacchetto, vado a stirare e sigillare. E questo lo vado a cuocere in roner a 57 gradi per 75 minuti. Ok, a questo punto aspettiamo la cottura dei tre magatelli di vitello. Ovviamente, cosa importante sarebbe, una volta cotti, abbatterli in modo da bloccare la cottura. E dopodiché proseguiamo con la preparazione. Allora, sono trascorsi circa 35 minuti e il primo magatello, quello bollito, nella versione classica, è pronto. Lo faccio ovviamente raffreddare e riposare prima di tagliarlo. Vado a tirar fuori anche quello in forno. Anche qui stessa cosa, ovviamente va fatta riposare e raffreddare prima di tagliarla. Le verdure possiamo tranquillamente mangiarle, oppure ci possiamo anche fare una salsa. Ora manca l'ultimo, che è quello cotto sottovuoto, quindi vado ad aprire la busta. Mi preparo della carta assorbente, perché ovviamente avrà del liquido che andrà a perdere. Anche questo raffreddato, mi raccomando, lo tampono per bene. Vado a salare leggermente la superficie. Ora padella ben calda, aggiungo olio extravergine di oliva. Anche qui qualche erba aromatica, possiamo mettere dell'alloro, del rosmarino, del timo, quello che abbiamo. Lo spicchio d'aglio. E vado a rosolare la carne su tutti i lati. Abbiamo fatto raffreddare i magatelli, quindi sono andato a tagliarne uno, ovviamente con la fettatrice, se non ce l'avete anche con un coltello molto fine. Vado a impiattare e per la ricetta classica della salsa tonnata potete vedere a questo link. Io altrimenti ho usato la mia, quella del tiramisù di vitello, che trovate anche quella sul blog silenzioso. Quindi vado a mettere prima la carne sul piatto, vado a mettere la salsa, aggiungo qualche cappero di salato messo sott'olio e vado a terminare con un po' di polvere di capperi e lo
pesto, un filo d'olio. Ecco qua, fatto. Poi, qualsiasi sia la scelta per la tipologia di cottura, sicuramente uscirà un grandissimo vitello tonnato e molto voluto. Alla prossima. Buonasera.